Buonasera. Allora, la Terra dei Fuochi è questo vasto territorio rappresentato in questa cartografia che interessa molti comuni della parte meridionale della provincia di Caserta e della parte settentrionale della provincia di Napoli. In azzurro nella cartografia, come potete osservare, sono riportati quei comuni sia della provincia di Napoli che della provincia di Caserta che fino al gennaio del 2013 ricadevano nel sito di interesse nazionale litorale Domizio Flegreve ed Agroaversano e che attualmente non sono più SIN a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del gennaio 2013 che ha eliminato il litorale Domizio Flegreo dall'elenco dei SIN. Il nome Terra dei Fuochi nasce dal fenomeno di incendi incontrollati, di siti di abbandono di rifiuto e di deposito incontrollato di rifiuti, prevalentemente dovuti a fatti chiaramente di criminalità organizzata, e numerose, anche prima dell'entrata in vigore del decreto legge 136, sono state delle iniziative assunte anche a livello regionale volte a contrastare tale fenomeno. In particolare mi riferisco al Patto per la Terra dei Fuochi, la cui sottoscrizione è stata promossa dall'incaricato del Ministro dell'Interno per il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, appositamente designato nel dicembre del 2012, che ha visto come soggetti sottoscrittori la Regione, le prefetture, le province, i sindaci di Napoli e Caserta, l'ANCI Campania, l'ANAS, l'ARPAC, eccetera. E i sindaci dei 57 comuni della Terra dei Fuochi. In seno al patto, ognuno dei soggetti ha assunto una serie di impegni, sia in termini di misure di contrasto, sia in termini di misure di governo del fenomeno. Per quanto ci riguarda come ARPAC abbiamo dato un nostro contributo con la predisposizione delle linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati, che costituiscono, diciamo, uno strumento tecnico-operativo a servizio soprattutto dei comuni, ma comunque di tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, ANAS, eccetera, che sono preposti a rimuovere i rifiuti dalle strade, al fine di consentirgli lo svolgimento delle attività sia nel rispetto delle normative vigenti, sia anche nel rispetto, diciamo, dell'ambiente, nel senso che nelle linee guida sono previste le operazioni da fare dopo la rimozione dei rifiuti a seconda anche, della tipologia dei rifiuti abbandonati e delle condizioni del sito in cui i rifiuti vengono abbandonati. Un ulteriore, diciamo, tassello è stato messo con la legge regionale numero 20 del 2013, che è una legge che prevede una serie di misure di contrasto al fenomeno dei roghi e degli abbandoni e in particolare, la cosa molto interessante, obbliga praticamente ciascun comune a fare entro 60 giorni un catasto di tutte le aree interessate da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. E tali aree, praticamente una volta inserite in questo catasto, non possono più essere utilizzate per nessuno scopo, attività produttive, agricole, commerciali e quant'altro, fino a quando non sia dimostrato con idonee attestazioni che i rifiuti sono stati rimossi e che il sito risulta privo di contaminazione. Da ultimo, lo sapete tutti, con la legge numero 6 del 2014 è stato finalmente penalizzato il reato di rogo di rifiuti. La terra dei fuochi però non è soltanto la terra dei roghi, è anche la terra dove a seguito delle diverse indagini della magistratura e delle dichiarazioni dei cosiddetti pentiti stanno emergendo continuamente questi fenomeni di interramento e seppellimento di rifiuti, per lo più rifiuti speciali, provenienti dal nord, dal centro, dal sud, dalla Campania stessa e comunque smaltiti in maniera illecita in territori che di fatto, almeno in apparenza, sarebbero territori agricoli.
La Regione Campania si è mossa su questo per tentare di affrontare questo problema con una serie di azioni, di cui le più significative mi sembrano il piano straordinario di monitoraggio dei prodotti agroalimentari, che è partito già da qualche mese, che riguarda appunto le aree agricole di questi territori, e per il quale si può dire che a valle del campionamento di diverse decine di prodotti ortofrutticoli, al momento sono tutti quanti risultati in regola con i limiti di legge dei regolamenti europei, all'infuori di due casi: un campione, se non vado errata, di cavolfiore a Casal di Principe, un altro nel comune di Caivano, ma vi ripeto, sono due campioni che superavano il piombo su un totale di diverse decine ormai di campioni. E questi risultati sono peraltro in linea con quelli che l'Istituto Superiore di Sanità aveva recentemente riscontrato andando a fare delle attività analoghe nell'area vasta di Masseria del Pozzo. Interessante anche l'accordo che la Regione ha stipulato con le Capitanerie di Porto per missioni di telerilevamento aereo. Stanno già venendo fuori i risultati dei primi voli, sovrapposti con quelli del progetto MIAPI. Per esempio, abbiamo già riscontrato alcune aree dove le anomalie magnetiche e le anomalie termiche rilevate dai due progetti coincidono e su cui abbiamo già avviato una serie di accertamenti a terra come ARPAC. Ma quello che forse più interessa, diciamo, questa sede è il gruppo di lavoro multidisciplinare Ambiente e Salute, che è stato istituito dalla Regione Campania in realtà già a fine del 2012, ma che è divenuto operativo soltanto un anno dopo con la designazione di fatto dei componenti che vi partecipano, che sono dirigenti regionali, il direttore tecnico dell'ARPAC, quindi la sottoscritta, molti docenti universitari, sei docenti universitari, e il gruppo ha iniziato ad operare nelle more che il Ministero della Salute e il Ministero dell'Ambiente designino i propri rappresentanti. Quindi è un'attività relativamente recente. Qual è il mandato che ha avuto questo gruppo? Soprattutto quello di andare a fare una verifica chiaramente di tutto ciò che è riportato in letteratura sulle varie connessioni tra inquinamento ambientale e patologie, soprattutto quelle di tipo oncologico o patologie neonatali e malformative. Quello di andare anche a fare una valutazione di tutti gli studi che finora sono stati effettuati in Campania, come si diceva prima, lo studio Sentieri, che ha interessato anche la Campania, ma c'è anche lo studio che è stato fatto dall'OMS, c'è la recente relazione del ministro Balduzzi, e tutto questo con l'intento di definire praticamente delle possibili linee di studio per cercare di approfondire questi fenomeni e cercare di capire effettivamente quali possa essere il nesso tra la situazione ambientale di queste aree e questi rilevamenti che si hanno almeno sui tassi di mortalità, se non in qualche caso anche sulle incidenze tumorali. Naturalmente, in seno a questo gruppo, grandissimo è il contributo che può essere offerto da tutti i dati che noi come sistema agenziale possiamo mettere a disposizione, e non soltanto dai dati così tal quali come sono, come può essere per esempio in questo caso l'ubicazione georeferenziata di tutti i siti contaminati o potenzialmente contaminati, ad esempio, che ricadono nella terra dei fuochi, ma noi stiamo provando a fare anche qualcosa in più come Agenzia per l'Ambiente. Stiamo provando, per esempio, nel caso delle discariche, vedete, questo è un esempio delle discariche che sono ubicate nel territorio della terra dei fuochi, basandoci su un modello di valutazione comparata del rischio che ci siamo elaborati, che tiene conto della superficie della discarica, della tipologia di volumi che vi sono stati smaltiti, dei quantitativi di volume, delle modalità di gestione, dell'epoca in cui ha iniziato, diciamo, ad operare, quella in cui è stata eventualmente dismessa, eccetera eccetera, vengono, diciamo,
a ciascuna di esse viene attribuito un punteggio, quindi vedete come per esempio su questa cartografia il diametro dei cerchi è direttamente proporzionale all'estensione della discarica, mentre i colori che degradanti dal viola fino all'azzurro indicano il punteggio conseguito. Quindi quelle rosse più grandi sono le discariche, tra virgolette, più pericolose con questo nostro sistema e così via. Lo stesso dicasi per esempio nel caso degli abbandoni di rifiuti. Abbiamo fatto oltre ad applicare anche qui dei modelli di valutazione comparata del rischio, abbiamo fatto una serie di verifiche per cui per esempio quello che viene fuori è che se andiamo a confrontare i dati che noi avevamo censito come agenzia nel 2004 con un aggiornamento dei censimenti fatto nel 2008 e con un ulteriore recente aggiornamento fatto però sulla base delle segnalazioni dei comuni, noi abbiamo riscontrato che esistono in Campania, nelle tre province, per esempio di Napoli, Caserta e Salerno, questo lo studio è stato fatto per tutta la regione, una serie di siti che sono i cosiddetti, noi li abbiamo chiamati siti cronici di abbandono, nel senso che in 10 anni un abbandono erano dei siti dove 10 anni fa si abbandonavano i rifiuti e ancora oggi, diciamo, nel tempo l'abitudine è rimasta e questo penso che possa sicuramente avere un significato quando uno va a fare uno studio di carattere epidemiologico anche su questa tipologia di pressione ambientale, così come abbiamo cartografato per esempio i dati sull'inquinamento del monitoraggio delle acque sotterranee. Vedete, questo è un esempio della diffusione, ad esempio, del tetracloroetilene. Un grosso contributo sicuramente ci auguriamo che possa venire anche da una tipologia di dati che finora non c'era, diciamo, e che sono quelli che come gruppo di lavoro individuato dalla direttiva ministeriale del 23 dicembre di attuazione del decreto legge 136 abbiamo raccolto per pervenire a fare la famosa relazione dei primi 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto legge. Sapete che la direttiva ministeriale nell'individuare il territorio di quei 57 comuni, che io dico che probabilmente non è esaustivo della cosiddetta terra dei fuochi, perché ritengo che ci siano altri comuni che debbano essere necessariamente ulteriormente indagati, anche se non sono stati individuati dalla direttiva ministeriale, ha individuato un gruppo di lavoro costituito dall'Istituto Superiore di Sanità, ISPRA, Consiglio per l'agricoltura, non mi ricordo mai il nome esatto di come si chiama, l'ARPAC, la Regione Campania, l'AGEA, l'Istituto Zooprofilattico del Molise, insomma sono tutti lì i partecipanti al gruppo. Il mandato che ci ha dato la direttiva, l'individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti e la definizione di un modello scientifico di riferimento per la classificazione dei terreni agricoli. Da dove nasce questa esigenza di predisporre un modello scientifico? Nasce dal fatto che nel momento in cui noi andiamo a parlare di inquinamento di terreni agricoli, di fatto ad oggi non abbiamo una normativa a cui fare riferimento, perché il famoso regolamento con i limiti per la contaminazione dei suoli agricoli, che doveva essere emanato prima dai tempi del DM 471 del 99 e quindi del decreto legislativo 152 del 2006, ad oggi non è stato ancora emanato, per cui noi di fatto ci siamo trovati a dover operare senza avere un limite né per confrontare l'inquinamento dei suoli ove conosciuto né per confrontare ad esempio i valori riscontrati nelle acque di falda, perché analogamente non esiste un regolamento che disciplini la qualità delle acque utilizzate per scopo irriguo. Di entrambi è prevista nuovamente con la legge 6 l'emanazione entro 90 giorni. Auguriamoci che sia la volta buona in maniera tale da poter andare avanti in una maniera un po' più con maggiori certezze. Quindi nelle more abbiamo definito questo modello scientifico che appunto si pone l'obiettivo di pervenire comunque a valutare la qualità dei terreni agricoli in funzione della salubrità delle produzioni agroalimentari. Il modello scientifico, non c'è il tempo forse per vederlo punto per punto, ma comunque è articolato in 7 fasi, in cui si parte dalla mappatura dei siti.
Abbiamo proceduto all'individuazione degli inquinanti indice per le varie matrici ambientali, alla definizione delle relazioni fra l'acqua, il suolo, la pianta e la catena alimentare, perché naturalmente in questa materia non si può prescindere dal fatto che probabilmente un limite di contaminazione secco per i suoli non ha nessun significato, bisogna andare a vedere qual è la quota biodisponibile degli eventuali inquinanti presenti, quanta è la parte che effettivamente viene assorbita dalla pianta, qual è la parte che viene effettivamente traslocata alle parti eduli. Quindi se non si fanno tutte queste valutazioni non si può divenire a nessuna conclusione. Abbiamo costruito anche un indice di rischio appunto per valutare la vulnerabilità delle colture della catena alimentare, così come un indice di rischio per i siti di gestione e abbandono di rifiuti, per poter valutare ciò che non sappiamo, vale a dire quale può essere l'influenza che siti come un termovalorizzatore piuttosto che una discarica, piuttosto che un impianto di trattamento di rifiuti, ma io dico anche una grande arteria di traffico veicolare o l'asta dei Reggilagni, possano avere sui terreni immediatamente circostanti, che comunque devono essere verificati e sottoposti a questo modello. Nelle more di poter disporre chiaramente di tutti gli elementi, uno dei quali fondamentali è quello della definizione del fondo naturale per l'applicazione del modello, noi siamo addivenuti lo stesso ad una mappatura provvisoria dei siti, operando in questa maniera praticamente. Abbiamo messo su un database tutto ciò che, tutte le informazioni che avevamo a disposizione, sia come enti partecipanti al gruppo, sia diciamo con quelli che, a cui lo abbiamo chiesto e che ce le hanno fornite, in qualche caso qualche procura, il corpo forestale, insomma qualcuno ci ha dato qualche dato in più. E AGEA disponeva di una serie storica di ortofoto che però hanno il limite di partire dal 1997, per cui io dico che nel periodo diciamo futuro imminente bisogna andare ancora indietro, perché probabilmente molti dei fatti criminosi che sono stati compiuti in Regione Campania sono anche antecedenti rispetto al 97. Però già guardando le ortofoto dal 1997 al 2012, vedete, questo è un tipico esempio di un'area che nel 2001 era un'area agricola, nel 2003 presenta l'evidenza di uno scavo, nel 2006 c'è la copertura completa nel sito e nel 2011 si presenta come un sito tranquillissimo con colture arboree, mentre probabilmente in quest'area può essere avvenuto qualcosa. Quindi abbiamo messo in un database tutti questi siti e ne abbiamo trovati praticamente 1622 soltanto nel territorio dei 57 comuni, per una superficie agricola di 920 ettari. Abbiamo messo insieme anche tutti i dati sull'inquinamento puntuale in questa cartina nell'ambito del progetto EcoRemed, che è un progetto LIFE. Avevamo messo insieme tutti i dati dell'ARPAC e dell'università. Vedete per esempio in questo caso la distribuzione su un territorio che è anche più vasto qui di quello della Terra dei Fuochi, delle concentrazioni di piombo piuttosto che quelle di berillio, dove vedete come invece chiaramente basta guardare la cartina per capire che ci troviamo di fronte ad una condizione che in Campania è sicuramente di fondo naturale. Insomma, sovrapponendo tutti questi layer che sono stati inseriti all'interno di questo geoportale della Terra dei Fuochi, siamo addivenuti ad una classificazione dei siti con le classi di rischio presunto 5, 4 e 3 che abbiamo ritenuto sufficientemente rischiose da proporre al governo l'adozione di misure di salvaguardia, in quanto nella classe a rischio 5 sono ricaduti 7 siti in cui praticamente i nostri superamenti di più di 10 volte le concentrazioni soglia di contaminazione, chiaramente quelle dei siti ad uso verde pubblico, le uniche disponibili, si trovavano in corrispondenza dei siti a rischio dall'esame multitemporale delle ortofoto. In classe 4 i siti che superavano di più di 10 volte l'HSC, in classe 3 i siti che superavano da 2 a 10 volte l'HSC, di nuovo in corrispondenza con siti a rischio di ortofoto. La nostra proposta come gruppo è stato che su queste tre classi si propone l'adozione di misure di salvaguardia nelle more che entro 90
90 giorni vengano fatti sia indagini analitiche, ma sia nel caso in cui i siti evidenziavano dei movimenti di terra, là prima di andare a fare le analisi in superficie bisogna vedere che cosa è successo sotto, e quindi bisognerà andare a scavare e a capire se effettivamente sono stati messi dei rifiuti. Mentre invece nelle classi di rischio da 2A, 2B, 2C, 2D fino a 1 ci sono andati via via a scendere i siti che abbiamo considerato meno rischiosi, in cui abbiamo previsto dei tempi rispettivamente di 180 e 360 giorni per andare a fare gli ulteriori accertamenti, e che al momento assommano ad un totale su una superficie agricola di 57 comuni di circa 58.731 ettari, assommano a 1.146 ettari, ma naturalmente è vero che è un 2%, però nella slide precedente potete vedere come ci sono una serie di superfici, quelle comprese all'interno delle aree vaste e quelle comprese tutte le aree agricole di buffer, che devono essere ancora determinate, per cui la percentuale potrebbe ancora salire. Ci auguriamo che questi dati, diciamo che sono rappresentano una novità, credo abbastanza assoluta in un numero così considerevole, possano dare, almeno per gli aspetti, diciamo, degli studi relativi all'epidemiologia ambientale, possano dare un ulteriore apporto conoscitivo per cercare di comprendere anche a livello di microscala le particolari situazioni che possono determinare l'insorgenza di questi fenomeni.